D'origine per cercare fortuna all'estero è una scelta coraggiosa che comporta sfide e opportunità uniche. Corrado Palmas ha capito che l'Europa poteva dargli la possibilità di crescere sia a livello personale che lavorativo ed è per questo che circa 10 anni fa ha deciso di lasciare il nostro paese. Ho iniziato il mio percorso nella Moldavia dopo un viaggio durato 3 anni in tutta l'est Europa. Ho scritto un libro proprio sul turismo medico. E alla fine ho aperto la mia prima clinica in Moldavia, era già 2012. Poi dopo ho iniziato il flusso di pazienti verso questa nazione molto economica, finché siamo arrivati poi alle dimensioni attuali di una multinazionale con più di 500 dipendenti, 9 policlinici su 3 nazioni tra Italia, Moldavia e Romania, che si occupano appunto di fare grosse riabilitazioni della bocca a pazienti che hanno perduto denti per piorrea, incidenti gravi o errori medici. Una vasta esperienza dalla quale è nato un metodo chiamato bocca bionica. Dopo migliaia e migliaia di casi che arrivavano alle cliniche con situazioni disastrose, ho girato il mondo con sacchetto dei miei problemi, tutti quei casi complessi che non andavano a buon fine, iniziato a chiedere a chi faceva già questi grossi lavori consigli e ognuno mi dava sempre gli stessi consigli di andare col digitale, di usare la tecnologia robotica fino ad arrivare poi all'intelligenza artificiale. In questo modo avremmo potuto risolvere casi complessi in maniera rapida e predicibile, cosa che invece era difficile da fare lavorando in maniera analogica. Tutti quelli che erano i punti che ci avevano successo sono entrati poi all'interno di quello che abbiamo chiamato sistema bocca bionica, che è un sistema per dare una soluzione in maniera predicibile, quindi vedere già dalla prima della partenza quello che sarebbe stato il risultato ottenibile alla fine. Ma come funziona operativamente? Il sistema bocca bionica è la quarta rivoluzione industriale in pratica, ovvero andiamo a progettare i denti col computer, un pochino come scrivere il libro con Microsoft Word rispetto che scriverlo a mano. Scrivendolo col computer è possibile usare già dei font predefiniti, nel nostro caso usiamo delle scansioni di denti reali perfetti, andiamo con l'intelligenza artificiale ad adattare le forme ai movimenti della bocca del paziente e li andiamo poi a riprodurre roboticamente. Possiamo scambiare i dati tra le varie equip che abbiamo nelle varie nazioni col cloud, quindi ci sono elementi di telemedicina e i robot permettono di stampare quello che si è progettato col computer, un po' come i libri, si scrivono al computer, vengono stampati, puoi stampare 1000 copie uguali dello stesso libro e il vantaggio è quello poi di avere una copia di backup dei propri denti. Noi diciamo sempre potremmo dare i denti ai nostri pazienti nei pennini USB e quindi in caso di rotture o problemi con un click noi possiamo ristampare gli stessi denti infinite volte.